Bene, buonasera a tutti. Oggi siamo qui con un nuovo video perché sto andando a incontrare una persona speciale. Un ragazzo, nonché un iscritto, nonché un nostro fan, che ha trasformato il suo Zippone 50 in 180. Come vedete, ho beccato una giornata fantastica, in quanto qui da noi dovete sapere che non nevica mai. Eppure oggi, unico giorno che nevica, mi ero messo d'accordo che una volta uscito da lavorare si era andato a trovarlo. E insomma, eccoci qua. A breve dovremo arrivare e niente, a dopo, vi aggiorno. Oggi, come dicevo prima, siamo in compagnia di un ragazzo, nonché fan, nonché iscritto del canale ovviamente, che si chiama Mirko. Piacere Mirko. E siamo qui chiaramente con il suo mostriciattolo, ovviamente Zip SP prima serie, come vuole la tradizione, 50, come vediamo, trasformato a 180. Devo dire che seppur volevo trovargli qualche magagna e trovare qualche cosa che non andava, purtroppo devo ammettere che è veramente perfetto, ma adesso a breve andremo a vederlo effettivamente nei dettagli. Dai, raccontaci un po' la sua storia. Allora, tu avevi quindi lo Zip 50, hai deciso di trasformarlo a 180. Di potenza e un piccolo incremento di potenza, diciamolo, qualche cavallino in più. E quindi mi contatto, prendo il traietto, dato che ho visto le guide su internet e Tutorial, e lì mi informo, ragazzi gentilissimi, disponibili, e alla fine mi arriva questo traietto, lo monto su, il boccone, come si può vedere, ovviamente in asse, come vuole la tradizione, come è giusto. No, beh, diciamolo, lui, Mirko, io l'ho conosciuto per mail, in quanto ci ha contattato appunto per il telaietto, che era interessato, e così glielo spedì diversi mesi fa. E oggi finalmente sono riuscito ad andarlo a trovare per vedere come aveva completato lo zippone e a che stato era, e direi che ha fatto veramente un ottimo lavoro. Con le vibrazioni, con il telaietto in asse, come ti sei trovato? Vibrazioni 50-180, differenze non se ne sentono quasi. Diciamo quasi, perché chiaramente il motore è quello che è. Sì, esatto. Comunque, rispetto ai soliti che girano nel telaietto, hanno sempre il problema delle vibrazioni e il trattore, insomma, chiaramente è molto più contenuto. Certo. Poi ovviamente c'è anche da dire che questi aiutano comunque molto. Ad ogni modo, il lavoro che è stato fatto sul telaietto serve a tanto, ecco, perché come dicevamo negli altri video, poi quello è l'importante. Ovviamente sta tutto in asse, adesso chiaramente lo vedete piegato, tiracelo su per favore, che così facciamo vedere il tutto. Chiaramente sta tutto perfettamente in asse, vabbè, ma solite cose, dai, non lo diciamo neanche, tanto ci sono i video, aspetta che te lo metto sul cavalletto. Ok, perfetto. Detto ciò, andiamo a vedere quanto è ignorante questo Zip. Allora, prima cosa che vediamo, ovviamente, doppio specchio, perché dobbiamo sempre essere super omologati. Poi, strumentazione perfetta, guardate, non c'è neanche un segno, neanche la mia è così perfetta. Complimenti davvero, perché è tenuto veramente in ottimo stato, guardate, tutte le carene scure, perfette. Ovviamente bauletto forato per massimizzare le prestazioni. Assolutamente, più 3 cavalli per questo. Esattamente, altrimenti grippi, quindi meno 10 dopo è un problema. Ovviamente strumentazione per tenere sotto controllo la temperatura, come gli era. Contagiri anche. Contagiri per la terratura, ovviamente. Un po' di tutto. Fa tutto, fa anche il caffè, puoi chiamare la mamma, fai tutto. Andiamo giù chiaramente, va bene, vediamo le carene che sono tutte in perfetto stato, perfettamente nere, guardate, addirittura rispecchiano il tutto. Fanale oscurato, bloccone con, cos'hai, la copertura su ancora? Sì, no, è una copertura. Perfetto, guardate che bello, fantastico. Filtro? Originale. Quello originale del 50, modificato Red Sponge all'interno. Ottimo, ovviamente, perché aria manuale con la targa 5A, ovviamente aria manuale. Ma perché? Perché facciamo vedere che carburatori monti. Guardate, 21 dell'orto. Cos'è questo qua? Un PHBG. Cos'è? BS? Cos'è questo? Che modello è? Dovrebbe essere BS, sì, il BS, servizi. Quello con i servizi, esatto. 21, quindi dobbiamo cassiarlo perché dovrà montare il 25 al più presto, in quanto c'è un incremento allucinante. Fanale ovviamente, come dicevamo, perfetto. Ah, qua manca l'alettone, quindi niente carico aerodinamico. Esatto, qua perdi solo dei cavalli. Marmita perfetta, chiaramente. Passiamo dal davanti.
Guardate anche i cerchi, perfetti. Parafango in ottimo stato, ma arriviamo al punto di forza. Guardate, guardate questa carena. Cioè, ci rispecchiamo, riusciamo alla mattina, invece di lavarti la faccia in bagno, ti vieni qua, giù dallo zip, ci sono le pozzanghere, ti danno una lavata di faccia così, oppure con la neve fuori, come abbiamo fatto vedere, che ti danno una lavata e ti specchi quando lo zip. Guardate, ancora con i suoi adesivi originali. Mirko ha deciso di non fare la carena, in quanto gira prevalentemente qui in città, sì. Quindi non facendo molta strada, non scalda più di tanto il motore, esattamente. Con l'utilizzo prettamente invernale, non da problemi. Ammortizzatori ovviamente cambiati, YSS davanti e dietro, disco, braking, ovviamente, che frena molto meglio rispetto all'originale, sì, e cavalletto, che ho notato essere molto più lungo rispetto a quello dello Zip SP, infatti... Non è quello dello Zip SP. Ah, te l'ho tenuto su, tiro giù. Non è appunto quello dello Zip SP, infatti come vedete è molto più lungo. Infatti arriva quasi dopo la brugola sul carter. Ok, mettilo pure giù, che sennò te lo faccio cadere a grippare. Bon, ma detto questo, ma funziona questo motore o... Come no, sta freddino. Vediamo. Quant'è che non l'accendi? Sono 3 giorni. 3 giorni, vabbè, per me parte al primo colpo, vai, prova ad accenderlo. Il filtro è stappato, come nel video di pista. Ovviamente. No, non parte! È il 21, è colpa del 21, perché col 25 vi assicuro che al primo colpo parte subito. Aspetta. Tieni frenato, Vai. Vai. Ci voleva la mano di faro, ragazzi! Con la mano di faro alla prima accensione, sentite? Rumore, io sono abituato al mio con la maxitina e il cono, qua rumore quasi non si sente. Sentite che roba! Ah, sentite, sembra originale, perfetto! Comunque... Senza marmita, espansione, filtro, è bellissimo, fa veramente pochissimo rumore. È fantastico, sembra davvero quasi, a parte il rumore del pompone che come conosciamo tutti, ma... Quello da Becar, classico. Esatto, però sembra abbastanza originale, diciamo così. Ovviamente, come vuole la tradizione, non poteva mancare l'onboard di faro. L'unica cosa, dovrò andare piano perché ovviamente filmando... L'unico freno a mia disposizione è il davanti e questo non sarà più l'onboard di faro, ma sarà un crash test fallito proprio miseramente. Detto ciò, guardate le vibrazioni, che sono praticamente inesistenti. Guardate sul manubrio, guardate che roba, veramente perfetto. Non rischiamo, ti lascio il telefono che così... Sì, esatto. Direi che è fantastico in tutto, ragazzi. Un saluto e alla prossima.